Per il polo chimico di Bussi arriva la notizia, la Todisco fa l'acquisizione, salvi posti di lavoro per i dipendenti, piano industriale previsto per autunno, questo è l'annuncio che fa ovviamente il responsabile. I sindacati come la prendono? Da questo punto di vista l'abbiamo presa bene perché entriamo nel concreto di una situazione che va ovviamente deve portare ad accordi dove le cose dette vedano la luce. Si parla di raddoppio della produzione, si parla di 25-30 posti di lavoro in più. Abbiamo chiesto e ottenuto anche dalla Caffaro Group la disponibilità alla discussione del piano industriale. Noi chiederemo il rilancio delle attività nel rispetto dell'ambiente, perché lì la questione è anche quella di una attività che si colloca in un territorio molto fragile e tutto quello che è accaduto nel passato non deve accadere, e quindi noi saremo lì per chiedere sviluppo, occupazione, sviluppo sostenibile, occupazione e rispetto dell'ambiente. Per quanto riguarda la parte interna, cioè l'area dello stabilimento, con l'acquisizione la realtà lì si chiama ancora e si continuerà a chiamare Chimica Bussi S.p.A., perde solo il nome Solvay. Per quanto riguarda le aree a monte 2A e 2B, quelle rimangono in capo a Solvay, la proprietà continua a essere Solvay, e quindi tutte queste, compresa la Tremonti, sono oggetto di una iniziativa di bonifica che deve essere concretizzata e che ha necessità soprattutto di molte più risorse e dell'impegno sia dei privati che delle istituzioni.